A Pescopennataro, Pompilio Sciulli torna ad indossare la fascia tricolore dopo 5 anni. 48 anni, avvocato, presidente regionale dell'ANCI e commissario delle comunità montane, Sciulli ha superato di 7 voti il sindaco uscente Carmen Carfagna. Sciulli è stato sindaco di Pescopennataro per 15 anni. Non potendosi ricandidare, aveva lasciato la fascia alla Carfagna, considerata all'epoca politicamente assai vicina allo stesso Sciulli. Ed è per questo che oggi l'avvocato isernino parla di referendum sulla sua persona. Sì, questa volta si è trattato di una campagna elettorale diversa dalle altre, perché è stata una campagna elettorale basata unicamente sulla mia persona. Io la definisco un referendum fatto a me, un referendum che Pescopennataro ha fatto alla mia persona ed è stato vinto perché i pescolani mi hanno dato fiducia per la quarta volta. Una campagna elettorale dall'altra parte basata unicamente su accuse, infami e quant'altro riguardo a me, però grazie al mio gruppo, grazie ai pescolani che credono in me, che mi hanno dato fiducia veramente perché credono nella mia persona, abbiamo vinto ed ha vinto Pescopennataro. Pescopennataro da oggi tornerà a sorridere, tornerà ad essere un comune presente in tutti i tavoli istituzionali e soprattutto tornerà ad essere un comune felice, un comune di tutti, un comune aperto a tutti, ed io sarò il sindaco di tutti. Grazie al mio gruppo, un gruppo di professionisti, di giovani locali, di giovani che sono arrivati a Pescopennataro, che hanno fatto degli investimenti a Pescopennataro e che amano Pescopennataro. Quindi da domani, da ieri anzi, già si sta lavorando per il bene del paese.